L'azienda è una realtà storica dei Colliuganei, siamo ormai arrivati alla terza generazione con me. È stato mio nonno che negli anni 60 ha deciso di acquistare la villa che era rimasta disabitata e abbandonata, ricostruirla, restaurarla e avviare l'attività agricola. A quei tempi si badava poco alla qualità e tanto alla quantità e nel contempo ha avviato quella che è la prima attività agrituristica sui Colliugani e anche tra le prime nel Veneto, approfittando anche della crescita di Abano e Montegrotto e arrivare anche a una certa fama soprattutto a partire dagli anni 70 agli anni 80. Mio padre a partire dall'87 85-87 ha continuato il programma di valorizzazione partito da mio nonno, riducendo ulteriormente le rese e adottando a partire dal 1990 il metodo biologico. L'azienda quindi è quasi 28 anni che produce solo esclusivamente in biologico. I fondi del PSR Veneto sono stati utilizzati come negli anni passati per il finanziamento delle attività legate al biologico e che sappiamo essere più difficoltoso, più costoso rispetto all'utilizzo convenzionale, si pensi solo al fatto che noi non utilizziamo diserbo chimico ma lavoriamo sotto le vigne, cioè quindi tagliamo l'erba o lavoriamo le terre, questa è una lavorazione estremamente costosa e molto più costosa rispetto a passare con una lancia a spruzzare veleno. L'opera di finanziamento del PSR è utile perché ci permette di sostenere delle spese che altrimenti non avremmo potuto sostenere. Dal mio punto di vista il biologico dovrebbe essere reso obbligatorio. Se vuoi il finanziamento devi passare al biologico, in un'ottica di non tanto di miglioramento qualitativo del prodotto, perché si possono ottenere ottimi vini come ottime anche verdure o qualsiasi altro prodotto agricolo sia in convenzionale che in biologico, ma per un discorso uno di salubrità, ma anche per un discorso di rispetto del territorio. Meno ci mettiamo, meno prodotti utilizziamo, meglio è. Più cerchiamo di far star bene la terra, meglio è per noi, perché è una ricchezza e probabilmente la seconda cosa che vale di più dopo l'acqua.